L'acqua, elemento indispensabile per la vita e lo sviluppo di qualunque piccolo centro, come di grandi città, ha rappresentato uno dei maggiori problemi in ogni tempo e in ogni luogo. Anche Genova dovette affrontarlo, già ai tempi della sua origine. Ritengo utile considerarne la situazione iniziale, osservando tre planimetrie d'epoca. La prima presenta l'ansa della costa compresa fra Capo di Faro, detto Codefà, la penisoletta del Molo, i fossati convergenti sulla riva, i cui torrenti e sorgenti forniranno l'acqua necessaria nei primi insediamenti umani. Gli sproni di Castelletto, che domina sul piano, e quello di Lucoli, che si prolunga nelle rocce sedimentarie della futura Picapietra e Sant'Andrea. Nella seconda sono indicati i primi tracciati viari. Oltre la penisoletta del Molo, protezione naturale nella rada, prolungata e fortificata nel corso dei secoli verso il mare aperto con le mura di Malapaga e le mura del Molo, e verso l'interno col baluardo. E il Mandraccio, il primo porto protetto, origine della fortuna e della grandezza di Genova. Il mercato di San Giorgio, il primo nucleo fortificato di castello, il valico della direttrice verso Levante. Nella terza, le mura del 1155, dette del Barbarossa, costruite contro la minaccia dell'arrivo dell'imperatore e del suo esercito. Rimaste inutilizzate come struttura difensiva, serviranno molto più tardi, modificate nel modo necessario per portare l'acqua in città. Nel video sono presentate 13 fontane della nostra città. 11 si possono vedere in ogni momento del giorno e della notte, perché situate in luoghi di passaggio. Per 2 occorre il permesso che autorizza ad entrare nel palazzo che le ospita. 10 sono nate nel centro storico, entro le mura dette del Barbarossa. Alcune di queste non sono più nel luogo d'origine e sarà interessante, per chi ancora non lo sa, scoprire quando, come e perché hanno cambiato sede. Le ultime fontane sono più giovani delle precedenti e sarà comunque interessante conoscerne la storia. Nel XVII secolo, aumentato notevolmente il numero degli abitanti e, di conseguenza, il fabbisogno idrico di Genova, viene deciso il prolungamento dell'acquedotto da Trensasco a Schiena d'Asino. Esso inizia il suo percorso alla confluenza dei torrenti Lentro e Bargaglino in località La Presa. Quando nel 1640 l'acqua giunge abbondante in città, su richiesta dei diretti interessati vengono costruite 2 fontane bellissime, attualmente una in campetto e l'altra in piazza Colombo, non più nelle sedi originarie. Ritengo utile spiegare il perché di certi cambiamenti. Quando si voleva ristrutturare una zona e per necessità era necessario eliminare la fontana che ne occupava una parte, o la fontana diventava un ostacolo perché era aumentato il transito dei passanti e delle carrozze, oppure il mercato di frutta e verdura o delle carni veniva trasferito ed essa non era più necessaria in quel luogo, ma ne occorreva una in un altro, invece di costruire una nuova, la si spostava nella nuova sede. In tal modo si sono salvati antichi manufatti che rivelano una notevole capacità delle maestranze ed anche una scelta oculata del materiale usato.
è forse la fontana meno conosciuta e meno appariscente. Le numerose persone che passano ogni giorno in via del Molo, attratte dalle molteplici e invitanti proposte del porto antico, quasi non notano o guardano con indifferenza questa antica costruzione. Ma questo vecchio muro grigio, a blocchi squadrati di pietra, è ricco di storia. Sempre denominata fontana, anche se in realtà funzionava come una enorme cisterna. È l'ultimo anello dell'antico acquedotto genovese, il quale, arrivato in circonvallazione a monte, si divideva in due rami e prendeva il nome delle località che attraversava, ramo di Castelletto e ramo delle Fucine. Seguendo il tracciato del ramo di Castelletto, il canale dell'acquedotto, sempre sospeso su arcate, attraversava Porta dei Vacca, Sottoripa, Piazza Raibetta e terminava il suo corso al Molo. Qui assumeva un ruolo importantissimo sia per l'approdo naturale, molto conosciuto e frequentato allora da tutti i naviganti del Mediterraneo, sia perché forniva alla grande cisterna l'acqua che attraverso i cannoni, così chiamati bronzini in uso, passava alla fonte pubblica, ai lavatoi, ai palazzi della zona, alle officine navali e, soprattutto, alle imbarcazioni di ogni tipo e alle navi ormeggiati. In alto si vedono ancora i bronzini numerati nelle targhe marmoree sottostanti, con i relativi sportelli, e in basso dettagli dei cannoni. Al centro l'edicola seicentesca di San Giovanni Battista. In una foto del 1900 si vede un ragazzino che beve alla fonte e la tettoia del lavatoio, mentre in foto recenti scattate sulla strada laterale sono ben visibili i ferri di sostegno della tettoia, la targa toponima rimasta e ancora quella murata in ferro. Nel 1642 gli abitanti di Ciassa de Puntegellu, di Piazza Ponticello, chiedono ai padri del comune che sia costruita una fontana indispensabile per i viandanti e per chi lavorava nel popolatissimo quartiere: lanieri, tintori, artigiani, camalli, verdurieri. Nasce la prima opera pubblica su richiesta del popolo, il quale era disponibile a contribuire alla spesa. Il barchile con un fauno che suona una conchiglia, scolpito da Giovanni Mazzetti, non ha subito trasformazioni sostanziali, ma ha cambiato sede più volte. Quando nel 1936 l'intero rione viene demolito per la costruzione di via Fieschi e piazza Dante, la fontana viene trasferita dapprima nel cortile minore di Palazzo Ducale. Per il restauro di tale palazzo, momentaneamente nel Museo di Sant'Agostino e successivamente in Campetto. Questo era un tempo un piccolo campo coltivato ad orto e campo di gioco per i ragazzi, da cui prende il nome. Rimasto lo stesso per anni, anche se ora è chiamato Piazza Campetto. È la seconda fontana a cambiare la sede d'origine. Quest'artistico barchì, da 5 secoli, segue l'evoluzione dei mezzi di trasporto. Ha visto galee, navi provenienti dall'Antico Oriente, ma anche cavalli, muli, tram a cavallo, biciclette, moto, auto. Era la fontana portuale di Ponte Reale, il molo principale del porto, davanti a Palazzo San Giorgio,
dal 1274 chiamato Palatium Maris, in quanto a contatto diretto col mare. La costruzione della fontana fu deliberata dai protettori del Banco di San Giorgio nel 1643 per assicurare l'approvvigionamento idrico a tutti e per dare una connotazione importante e di un certo rilievo ad un'opera prettamente funzionale. Alla fine del 1600 è posta sulla sommità una forma alata raffigurante un genietto che suona un nicchio marino, opera di Jacopo Garvo. Le due riproduzioni d'epoca presentano la situazione di allora. In un disegno del XVIII secolo di Werner sono ben evidenziati Palazzo San Giorgio, il cammino di ronda, le cosiddette muragliette demolite nel 1835, come le porte di accesso al Ponte Reale, al Ponte della Mercanzia e la Rada del Mandraccio. Nella litografia a monocromo del XIX secolo di Leopoldina Zanetto Borzino domina la scena la bellissima fontana. Quando iniziarono i lavori di ampliamento della zona portuale e si erano sviluppati i servizi idrici in città, nel 1861 la fontana fu spostata in Piazza Colombo. Qui invece era indispensabile sia per il mercato ortofrutticolo, sia per abbeverare gli animali da soma che i bezzanini utilizzavano per trasportare la merce della Val Bisagno. In seguito la piazza divenne il capolinea delle carrozze e dei tram a cavallo. Non è cambiata strutturalmente, ma oggi la piazza sembra soffocare per il traffico intenso dei numerosi mezzi di trasporto di ogni tipo che vi transitano e sostano costantemente in ogni ora del giorno. La piazza conserva il suo aspetto importante ed elegante proprio per l'armonia della fontana che dalla sua posizione centrale attira lo sguardo dei passanti. Verso la fine del 1800, nel clima di un particolare periodo storico seguito agli avvenimenti storici politici d'Italia con Roma capitale nel 1870, avvengono molte trasformazioni in città. Nascono via Roma, piazzale Mazzini, piazza Corvetto, via Sarotti. Dove si trovavano ville e uliveti, secondo il piano regolatore di Carlo Barabino attuato dal Resasco, viene costruita Piazza Marsala, dal nome della città dove sbarcarono i Mille. Al centro viene collocata la fontana più antica di Genova. Infatti si tratta del bellissimo barchile di Piazza Nuova, attuale Piazza Matteotti, ordinato per sostituirne uno più semplice del 1522 dai padri del comune nel 1536 e terminato l'anno dopo dagli scultori Gian Giacomo della Porta e Niccolò della Corte. Serviva per la fornitura di acqua a Palazzo Ducale e a tutta la zona. Per lavori di ristrutturazione, dopo un secolo la fontana fu spostata in piazza San Domenico, l'attuale De Ferrari, con l'aggiunta di nuove parti decorative, fra cui il busto di Giano, di G.B. Orsolino e A. Solaris. Nel 1818, per la costruzione del Carlo Felice, la fontana fu rimossa e immagazzinata nella chiesa di Sant'Agostino, tranne il busto di Giano, collocato sul tetto del pozzo di Piazza Sarzano.
dopo un'ulteriore breve sosta nei giardini dell'Acquasola, allora zona di passeggio molto animata, nel 1878 fu trasferita definitivamente in Piazza Marsala. Al centro della vasca decagonale di granito, quattro delfini intrecciati a formare una colonna sorreggono con la coda una coppa di marmo e sprizzano acqua dalle narici. Zampilli lucenti escono anche dalle bocche di quattro inquietanti mascheroni posti ad ornamento della coppa. Bellissima e indovinata la collocazione della fontana. Da una parte ha per sfondo Piazza Corvetto, col monumento a Vittorio Emanuele al centro dell'aiuola, e dalla parte opposta la salita di Via Palestro, culminante con la scalinata che porta in circonvallazione. La piazza deve il suo nome al fiorente mercato degli ortaggi che ne occupava inizialmente molto spazio. Nel tempo si erano aggiunti venditori di carne di capretto, di fricheux, di panisse. Oggi i tipici e vivaci negozi di una volta sono quasi tutti scomparsi. Ne hanno preso il posto altri esercizi più rispondenti ai nuovi tempi e alle nuove esigenze. Infatti questa piazzetta del centro storico è ora punto di ritrovo dal pomeriggio a notte fonda per i giovani e anche i meno giovani. È divenuta un fulcro della movida. Inizialmente era detta Nuova la Nuova per distinguerla dalla Piazza Nuova antistante il Palazzo Ducale, l'attuale Piazza Matteotti. Gli abitanti di Piazza d'Erbe si rifornivano di acqua dalla fontana di Piazza Nuova e quando essa fu trasferita nel 1628 in Piazza San Domenico venne a mancare la fonte del loro approvvigionamento idrico. Notevoli e forti le lamentele e le proteste. I padri del comune, per farle cessare, ordinarono la costruzione di una nuova fontana che venne realizzata nel 1697. Era costituita all'inizio da un semplice piedestallo marmoreo a forma di cubo con due zampilli da due lati. Dopo 4 anni fu abbellita con un putto in marmo da Giovanni Tommaso Orsolino. È una delle poche fontane genovesi a non aver mai subito alcun trasferimento da quando venne costruita. Ma nel 1871 a mutare è solo la posizione del putto, rivolto inizialmente a mezzogiorno, successivamente viene ruotato al lato opposto, verso il maggior passaggio della gente. È forse l'unica fontana costruita non solo per soddisfare le necessità idriche di un rione, anche se tale scopo fu ben raggiunto, ma soprattutto per nascondere un'infamia del tempo passato. Nel 1628, scoperta la congiura di Giulio Cesare Vacchero contro la Repubblica di Genova, egli fu condannato a morte e decapitato, i suoi beni confiscati e i suoi figli banditi. Al posto della casa, rasa al suolo, fu posta una colonna infame per ricordare ai posteri, con la motivazione scolpita nel marmo, il tradimento e la condanna inflitta a questo membro della famiglia. I discendenti Vacchero ottennero il permesso di nascondere tale simbolo infamante e a tale scopo fecero costruire una fontana scenografica, vero paravento monumentale. Per la sua realizzazione fu usata una vasca di porfido tardo romano,
Colonne doriche poste ai due lati sorreggono l'architrave decorato da armi antiche, elmi, spade, scudi. Del 600 conserva solo la testa leonina. Interessante è il retro della fontana. L'acqua usciva dal cannone posto nella parte alta della costruzione. Si raccoglieva in una grossa conchiglia sottostante, collocata a notevole distanza dalla pavimentazione, e cadeva a terra dall'alto, a forma di zampilli a distanza regolare fra loro. Tutto questo era legato all'attività svolta dalle camale d'egua, le portatrici d'acqua, le acquaiole. Erano donne molto robuste, parecchie delle quali, per Genova, provenivano da Montoggio, chiamate emuntegine. Esse attingevano l'acqua nelle fontane della città e la consegnavano a domicilio a coloro che ne facevano richiesta in cambio del compenso pattuito. Presso questa fontana il loro lavoro era sveltito e alleggerito. Infatti la vasca, posta in alto, non le obbligava a togliersi il secchio dal capo, abbassarlo, riempirlo, rimetterlo sul capo e ripartire. Bastava stare in piedi sotto la vasca e gli zampilli riempivano direttamente il secchio. Di conseguenza, il cammino verso la casa del destinatario riprendeva senza alcun ritardo, perché immediato. Il palazzo è denominato così dal colore della facciata. Edificato nella seconda metà del 1500 dalla famiglia Grimaldi, donato alla città di Genova da Maria Brignole Sale, duchessa di Galliera, nel 1884, ha subito notevoli danni nel bombardamento del 1942 durante il secondo conflitto mondiale. Dopo il restauro generale, Palazzo Bianco oggi è una moderna e interessante pinacoteca ricca di opere di artisti illustri e famosi, stranieri, italiani, in particolare genovesi. Un ampio giardino pensile divide i Palazzi Bianco e Tursi. Al suo centro si trova una bella fontana, delimitata da una vasca a pianta ottagonale. Un giovane fauno è posto sopra un blocco marmoreo immerso nell'acqua e soffia in una conchiglia a spirale. Intorno alla base della composizione scultorea sono collocati dei cavallucci marini e risultano di grande effetto gli zampilli che fuoriescono dalle loro bocche aperte. Intorno alla fontana è bellissima la pavimentazione a risse, il tipico lastricato genovese a piccoli ciottoli, arrotondati dalla corrente dei fiumi e del mare. Le facciate di tre noti palazzi della Via Aurea, Palazzo Tursi, il Palazzo Bianco e il Palazzo Rosso, fanno da cornice al giardino che ospita la fontana. Il Palazzo Tursi, sede del Comune, edificato come il Bianco nella seconda metà del 1500 dalla famiglia Grimaldi, è considerato il più rappresentativo degli edifici cinquecenteschi di Strada Nuova. Due giardini pensili danno respiro e ampiezza a tutta la struttura racchiusa fra due palazzi prestigiosi, il Bianco e il Podestà Lomellini. Due scrittori stranieri, scoperta e ammirata Genova, ne hanno descritto l'originalità e la bellezza in luoghi particolari. È interessante sapere come vengono interpretate e presentate le iniziative architettoniche delle nostre maestranze in quel periodo.
Ecco quanto scrive l'autore francese Charles de Gros nelle sue lettere familiari d'Italia nel 1739 e nel 1740 durante il suo soggiorno a Genova. I giardini pensili, a livello dei diversi piani, sono veramente curiosi. A Genova c'è un gran numero di questo tipo di giardini. Il terreno accidentato, soprattutto scarso, ha offerto il destro di escogitare questo genere di costruzioni, fatte su terrazze, le quali, edificate e arrangiate a questo scopo, a fianco degli appartamenti, rimediano, a costo di grandi spese, alla scarsità d'aria della città. Una parte di questi giardini pensili ha belle fontane. Gli appartamenti principali, che qui sono sempre al secondo piano, hanno anche chioschi alla turca per passeggiata all'aria aperta. Ed ecco quanto scrive, sia pure più brevemente, il famoso Charles Dickens. Ammiro le tenute a giardino, tra edificio ed edificio, con le viti che formano arcate verdi, coi boschetti di aranci e con gli oleandri fioriti, a 20, a 30, a 40 piedi al di sopra della strada. A questo punto si potrebbe pensare ad una fontana maestosa che rifletta la magnificenza del palazzo. Invece, quasi nascosta nel giardino pensile orientale, appare una fontanella. Si tratta di una vasca ottagonale di marmo collocata davanti ad una parete completamente ricoperta di vegetazione. Un mascherone sovrasta la vasca, seminascosto tra il verde dei rami, getta acqua dalla bocca aperta. La fontana di De Ferrari, insieme alla lanterna, è divenuta il simbolo di Genova. Progettata da Giuseppe Crosa dei Vergagni, fusa nei cantieri navali del Tirreno e riuniti del Molo, donata alla città per volere dell'armatore e banchiere Erasmo Piaggio, che voleva lasciare alla città qualcosa di duraturo, come ricorda il motto inciso a ricordo sulla vasca più interna, tenace affetto di Ligure, superando il destino, alla sua città donava. L'enorme coppa di bronzo, 25 tonnellate, 11 metri di diametro, costituiva un problema per il trasporto. Fu trasportata via mare con un pontone, scaricata alla foce e trasferita su un grande carro trainato da molti robusti cavalli il 23 aprile 1936, di sera, per non intralciare il traffico diurno. Occorre oggi molta immaginazione per seguirne il percorso di notte attraverso la copertura del Bisanio, Piazza della Vittoria, via 20 Settembre, tra colpi di frusta, le urla dei carrettieri e il rumore degli zoccoli dei cavalli. Collocata al centro della piazza, la fontana ha visto girare intorno a sé i tramvaietti a cavallo, poi i tram elettrici, ora auto, bus, moto e sempre, in ogni ora del giorno e della notte, tante, tante persone. Nel 2001 è stata ampliata. Alla vasca originale è stata aggiunta una corona circolare, altre tre aree calpestabili e una serie di zampilli d'acqua al piano del calpestio su tre lati della piazza. In occasione del Salone Nautico del 2012, il suo colore era quello di Genovan Blu, come è dipinta nel quadro. L'opera è stata arricchita con numerosi e vivaci giochi d'acqua.
questi la rendono molto suggestiva, specialmente di sera, quando è tutta illuminata, compreso lo zampillo centrale che raggiunge una notevole altezza. Un sistema LED ne permette l'illuminazione con diversi colori e secondo le particolari occasioni. La piazza ha assunto una notevole importanza sociale, storica ed economica, divenendo centro di numerosi incontri, manifestazioni culturali e politiche, raduni di ogni genere, concerti. Sono terminati col rituale bagno nella fontana alcuni avvenimenti di vario genere, specie sportivi, come i successi calcistici nel passato di Genoa, Sampdoria, Nazionale, e speriamo che si rinnovino nel futuro. La fontana, che si trova al centro della piazza antistante alla stazione marittima, è stata realizzata in bronzo nel 1992 per le celebrazioni colombiane a ricordo dei 500 anni della scoperta dell'America. Vuole ricordare a tutti il forte legame che unisce strettamente Genova al mare, al porto e alla navigazione. La fontana è composta da due vasche circolari sovrapposte, circondate da un'aiola verde, vivacizzata sempre da una bella fioritura. Attorno al perimetro della vasca inferiore sono disposti gli ugelli e da questi, mediante un sistema idraulico, vengono spruzzati i getti d'acqua. Una vera elica navale è posta al centro. E gli spruzzi d'acqua sulle sue pale immobili formano un suggestivo movimento di schiuma, creando un effetto bellissimo. Con una fervida immaginazione cerchiamo di vedere come doveva essere all'inizio la piana compresa fra i due colli opposti di Carignano e Montesano e il corso del Bisagno e come il tempo ne abbia via via cambiato l'aspetto. Dal lontano 1632, quando la piana fu attraversata dall'ultima delle cinte murarie di Genova, detta delle fronti basse, così chiamate perché le mura varcavano la zona ribassata della piana, arriviamo al 1914, quando, nello stesso spazio, si realizza per Genova un evento straordinario, l'esposizione Igiene Marina Colonie. Le foto, tratte da pubblicazioni d'epoca del secolo XIX, presentano le due zone dell'esposizione. Da una parte lo stadium, costruito per ospitare tutte le attività programmate, sportive, incontri, gare, premiazioni, riunioni e quant'altro, che occupava l'area dove oggi si trovano i giardini di Brignole. Dall'altra l'esposizione vera e propria, realizzata con imponenti e monumentali strutture, nella zona corrispondente oggi a Piazza della Vittoria. Nella stessa foto si può osservare il Bisagno che scorre ancora a cielo aperto, solcato da due ponti, il primo dei quali è il famoso Ponte Pila, a cui si deve il nome di tutto il quartiere, Borgo Pila. L'area delle esposizioni era raggiungibile dal porto tramite la Telfere, la prima ferrovia monorotaia costruita in Italia proprio in occasione dell'esposizione. Il capolinea di partenza era il Molo Giano e l'arrivo la zona antistante il palazzo dell'attuale questura. Quante cose sono scomparse e quante altre ne sono nate. Ora, nell'area a monte della Piana del Bisagno, si trova Piazza Giuseppe Verdi, con i suoi giardini, i viali, le aiuole
gli alberi, le panchine e due fontane gemelle. Le prime notizie delle due fontane sono del 1932, in relazione alla sistemazione della zona. In quell'anno, sui lati del viale Caviglia, vengono realizzate 8 grandi aiuole simmetriche, disposte 4 a destra e 4 a sinistra, separate da viali pedonali. Al centro degli incroci delle aiuole si trovano due vasche tonde e basse, ornate ciascuna da 4 cariati di marmorei, scolpite da Edoardo De Albertis nel 1919 per altra destinazione. Infatti, erano collocate in una sala dello stabilimento Odeon, in via 20 Settembre, vicino al Ponte Monumentale, diventato in seguito il Cinema Orfeo, poi negozio Benetton, e in futuro chissà. Nel quadro esposto è raffigurata la fontana che si trova sul lato orientale della piazza. L'altra è collocata in quello occidentale, davanti al Palazzo della Finanza. Gli alti zampilli centrali creano in determinati momenti del giorno effetti speciali che attirano sempre l'attenzione dei fortunati che transitano in quei minuti. Fortunati anche perché non sempre sono attivi. Infatti, nelle giornate serene e assolate, i raggi del sole che li attraversano rifrangono in mille frammenti la loro luce sui rami degli alberi. È uno spettacolo da vedere. Alla fine dell'Ottocento, la collina di Albaro aveva ancora un aspetto agreste. Ai suoi piedi in basso le coltivazioni agricole ricoprivano completamente e in ordine perfetto tutto il terreno. Nella zona alta erano le ville cinquecentesche che ammiriamo ancora oggi, a cui facevano riscontro le case coloniche in basso. Era già stata trasformata via Minerva nel nuovo corso Buenos Aires, ma occorreva una strada che collegasse Albaro col centro città. Ecco allora lo studio, il progetto e la realizzazione di Piazza Tomaseo e della strada via Francesco Pozzo, che consentirà il transito delle carrozze e dei tram di allora. Con la sua struttura simmetrica in stile Liberty, la doppia fontana di Piazza Tomaseo si differenzia completamente da tutte le altre. Al centro domina l'ampia scenografica scalinata Giorgio Borghese che dalla piazza si arrampica sulla collina di Albaro. Ai suoi lati due avancorpi gemelli molto decorati svolgono una doppia funzione. Le parti superiori a terrazza, rifinite da eleganti balaustre, offrono la possibilità di una breve sosta per godere di una particolare, interessante e impensabile vista panoramica. Il vostro sguardo partirebbe dalla piazza sottostante, spaziando fino alla sommità di via 20 Settembre. In basso, a livello strada, sono collocate le due grandi vasche sagomate. Nella parte centrale, a ridosso della parete, ognuna ha una grande conchiglia decorata con elementi che ricordano tematiche del mare. Due teste leonine, con le fauci spalancate, sembrano messe a protezione delle due vasche. Negli ultimi anni le parti deteriorate delle fontane sono state restaurate e trattate con nuovi rivestimenti. Anche gli impianti idraulici e il sistema di illuminazione sono stati rinnovati. Adesso l'effetto notturno della luce crea un effetto straordinario. Essa cade sugli zampilli e si rifrange sulle pareti che appaiono dorate. Il nome dato alla scalinata è del genovese Giorgio Borghese,
uno dei fondatori e primo cittadino della capitale uruguaiana di Montevideo. Il legame di Genova col Sud America è testimoniato anche dalla statua equestre posta al centro della piazza, donata dagli italo-argentini e inaugurata il 17 ottobre 1927. Essa ritrae il generale Manuel Belgrano, originario di Onelia, mentre lancia alla carica i suoi soldati. La piana, formatasi sulla sponda sinistra alla foce del Bisagno, ebbe un ruolo importante nella storia di Genova. Molto ampia, veniva utilizzata fin dai primi anni di vita come approdo per le imbarcazioni. Era il terzo scalo per importanza dopo quello del Molo Vecchio al Porto Antico e quello della spiaggia di San Pier d'Arena ai piedi della Lanterna. Inoltre, da questa piana iniziavano gli orti e i frutteti che si estendevano lunga tutta la sponda e fornivano frutta, verdura, erbe e spezie all'intera città. Ad ogni ora del giorno sulla spiaggia erano in mostra sui carri quanto raccolto dai contadini e anche dai pescatori. Per noi oggi è difficile immaginare il Bisagno nel suo corso libero fino al mare. Infatti, dal secolo scorso transitiamo sulla sua copertura che lo nasconde alla vista e alcuni ne sono ignari. Per questa ragione ritengo giusto esporre la riproduzione di due incisioni della metà del 1700 di Antonio Giolfi. Esse ci consentono di vedere il Bisagno sfociare in mare. Nella sponda destra è raffigurata una veduta della città con l'ultima cinta muraria del 1600. Dobbiamo però concentrare l'attenzione sull'altra sponda, la sinistra, dove, circa due secoli dopo, nascerà la fontana di Piazza Rossetti. Al centro dell'incisione si riconosce la collina di Albaro e l'ampia piana antistante che si estende fino al mare, frazionata in tanti ordinati appezzamenti che ricoprono tutto il terreno. Col passare del tempo, aumentata la necessità di spazio per l'edilizia, gli orti arretrarono per concentrarsi più all'interno, dove il lavoro agricolo continuò intenso per le necessità della popolazione in aumento. Nel XV secolo, la zona conobbe la sua prima trasformazione. Fu edificato un lazzaretto per l'isolamento e il ricovero dei malati contagiosi provenienti soventi dalle navi. L'imponente edificio, più volte modificato e ampliato, specie per la peste del 1600, svolse la sua funzione fino alla metà dell'Ottocento, quando fu demolito per far posto al cantiere navale della foce. Tra il XIX e il XX secolo, il quartiere della foce era un borgo marinaro, ricco di insenature poco ampie, spiaggette, negozi e piccole case. La sua lunga spiaggia, sassosa, disseminata di barche, pescatori e rete, si estendeva da Corso Aurelio Saffi al promontorio di San Nazaro. Nel 1930 il cantiere fu demolito e si cominciò a progettare per quel grande spazio un complesso di edifici destinati ad uso abitativo. L'architetto Luigi Carlo Daneri preparò il progetto per Piazza Rossetti nel 1938. Con l'interruzione dei lavori per la guerra, tra il 1945 e il 1950 non c'era ancora niente, solo un ampio spazio vuoto e libero fra i palazzi appena accennati, diventato subito il campo sportivo della foce, usato da privati, associazioni, circoli, gruppi sportivi di enti pubblici.
Vorrei ricordare quanto, collegato con questo campo, riguarda anche la mia famiglia. Con i miei genitori assistevo agli incontri di calcio organizzati fra banche genovesi, perché mio fratello Maurizio, appena diplomato ragioniere, era stato assunto in banca e, scoperto ottimo calciatore, era stato subito inserito in squadra. Nel 1950 i suoi interventi da centro mediano furono determinanti per la vittoria del credito italiano nel torneo dei bancari. La foto presenta tutta la squadra e alle spalle si riconosce una delle prime costruzioni della piazza già allora realizzate. Verso la fine del 1950 il campo sportivo scomparve e al suo posto subentrò l'ampia piazza moderna con le sue aiuole, gli alberi, le riposanti panchine e la fontana, ultimata nel 1958. Bellissimi e suggestivi i giochi d'acqua, sia centrali che laterali, resi possibili da due pompe che attivano il recircolo dell'acqua. Piazza Rossetti ottenne il plauso di tutti, anche fuori dei confini nazionali. Il caratteristico quadrilatero da cui è formata, chiuso ad un lato dal mare, è considerato un capolavoro del razionalismo italiano. Il viaggio in compagnia delle mie 13 fontane è giunto al termine. Mostrarle nel luogo dove si trovano a chi non le ha mai viste, farne conoscere la storia, aiutare a capire quanta bellezza aggiungono a ciò che le circonda, convincere chi già le conosce a ritornare ad osservarle con occhi diversi. Ecco gli scopi che mi sono prefissa di raggiungere realizzando questo video. Ci sarò riuscita? Non lo so, ma lo spero vivamente, considerando il notevole impegno mio di ricerca e documentazione e di chi mi è stato di grande aiuto ad assemblare il tutto. Testi, foto dei quadri, immagini e riprese dei luoghi, registrazione vocale e musica. Ma soprattutto lo spero per voi. Se questo viaggio virtuale ha ritroso nel tempo fino ai giorni nostri, ad alcuni ha offerto l'opportunità di avvicinarsi e conoscere per la prima volta le 13 fontane, ad altri di rivedere quanto già noto, ammirandone la bellezza e l'armonia, spero sentiate il desiderio di osservare dal vivo queste parti bellissime di Genova, talvolta dimenticate, ignorate e trascurate. E allora vi sia gradito il mio più sincero augurio di buon viaggio reale alla scoperta di queste fontane desena.